Grazie. La parola all'onorevole Fidanza. Grazie Presidente, è stato un lungo percorso questo che ci ha portato a votare oggi questa relazione. Devo unirmi ai complimenti dei colleghi per l'onorevole Cancian che ha svolto questo percorso in maniera davvero caparbia. Ora tutti i modi di trasporto hanno finalmente un proprio regolamento per quanto riguarda i diritti dei passeggeri. Credo che il prossimo passo sia quello di arrivare ad un vero e proprio testo unico che raggruppi tutte queste regolamentazioni diverse in un unico testo. Il campo di applicazione è ragionevole, certo avevamo trattato su altre basi, ma il fatto di riuscire a comprendere quasi tutti i paesi europei, tranne due, è sicuramente un passo avanti. E molti articoli sono stati resi obbligatori anche sotto i 250 km, questo anche rinunciando ad alcune altre compensazioni. Ho sentito dire stamattina da alcuni colleghi nel dibattito qualcosa che per fortuna gli interventi di ora hanno smentito, cioè che non ci fosse un'adeguata tutela per i passeggeri a mobilità ridotta. Invece un grande passo avanti in termini di civiltà di questo compromesso è proprio questo e lo dobbiamo rivendicare con orgoglio. Grazie. Grazie. Prima di dare la parola all'onorevole Ovir, volevo sottolineare che per chiedere la parola durante le dichiarazioni di voto bisogna farne richiesta scritta nei giorni precedenti. Comunque, onorevole Ovir, a lei la parola, prego.